questo tema lo affronto per due motivi. Primo, così, la voglia di mare, la voglia di luoghi mediterranei. Secondo aspetto è che fa parte di un progetto nato da una serie di richieste. Come fare un elemento chiaro, che è l'albero luminoso, con verde chiaro, soprattutto nelle parti di luce, rispetto a una stesura che invece deve essere molto ben congegnata, che è quella del mare, con le sue linee, con i suoi effetti, con le sue zone e movimenti di variazione del tono e di colore. Penso alla pittura di Piero Guccione, penso ai suoi mari, quindi quanto di più bello si possa immaginare nel campo della pittura che va a descrivere il mare. Penso di conoscere il mare della Sicilia, non perché ci sia stato, io sono stato solo a Lampedusa, non in Sicilia. Però vedendo la pittura di Piero Guccione, penso di conoscere molto di più del mare della Sicilia, quindi delle opere strepitose. Per chi di voi non lo conosce, vi consiglio veramente di andarvelo a cercare. Piero Guccione, lo considero un grande maestro, sicuramente, uno dei più grandi maestri del Novecento italiano. Bene. Iniziamo l'acquarello. Allora, abbiamo detto, grande problema, stesura del cielo omogenea, d'accordo? Però abbiamo l'albero chiaro. Come facciamo? Ci sono due possibilità. O facciamo la mascheratura liquida, ci mettiamo un'ora per metterla giù, non finiamo più, oppure adottiamo un altro sistema. Questo sistema, tra l'altro, mi permette anche di fare, per esempio, delle betulle su un fondo di un sottobosco. Quindi la tecnica che secondo me è molto utile e molto importante affrontare insieme oggi. Quindi iniziamo. Allora, ovviamente qualcuno di voi vorrà indovinare che cosa facciamo adesso? Andiamo a bagnare. Ovviamente io prima di bagnare ho preparato già i colori, sono qui pronti. Andiamo a prendere il nostro blu. Il blu è un blu acqua. Una punta di cobalto, ho voluto fare un blu un pelino più, eccolo qua, lo sto blu del mare, d'accordo? Allora, prepariamo quindi i colori. Che cosa sto facendo? Sto in realtà mischiando il colore, perché nel momento in cui vado a bagnare, ho poco tempo, devo avere il colore pronto. Pronto vuol dire che deve essere mischiato all'interno della vaschetta dove voi lo andate a preparare, a spremere. Mischiato perché l'acqua tende a salire e il pigmento a scendere. Tende anche un po' ad asciugare. Magari non mischiamo bene, partiamo con un tono e poi ci troviamo male col tono scarico perché cominciamo a pescare sull'acqua. Andiamo a bagnare. Ecco, vedete che io praticamente metto il nastro sempre dappertutto. Bagno ovviamente con l'acqua soft, così ho morbidezza allo stato al massimo livello e soprattutto grande portanza d'acqua, quindi ho bisogno di molta acqua in questa fase. Perché così mettiamo così tanta acqua? Perché avere tanta acqua sul mio foglio mi dà dei tempi più lunghi di lavoro. Cioè io ho più tempo per poter intervenire e lavorare sul mio foglio. Quindi diciamo che spesso, ripeto, la pittura d'acquarello è la capacità di usare il bagnato. Più so usare il bagnato in maniera costruttiva e attenta, più possibilità espressive ho e soprattutto tecniche, ok? Quindi è molto importante bagnare molto molto bene, d'accordo? Ribagno anche qui, ok. Nel dubbio ribagno la terza volta. Diciamo che io di solito mi aspetto sempre che lì l'acqua si asciughi un po' troppo velocemente. Io qui sul mare ho bisogno di tempi abbastanza lunghi. Cioè, quindi ho bisogno di lavorare,
soprattutto questa zona, molto bene. Abbiamo bagnato a sufficienza. Adesso aspettiamo che l'acqua scenda bene. Intanto il pennello lo mettiamo qui e cominciamo. Quindi andiamo a liberare la parte luminosa delle nuvolette, ok? La sensazione sarà quella ovviamente di un controluce, quindi di una luce anche molto forte, che è la tipica tra l'altro luce estiva. Bene, abbiamo fatto le nostre nuvole. Partiamo con il mare. Perfetto. Ok, scendiamo senza paura, ok? Andiamo a creare delle vibrazioni. Sempre in orizzontale, quindi evitiamo di andarci a rovinare la linea dell'orizzonte, ok? Bene. Facciamo subito un'azione di pulizia immediata sulle parti dall'alto, ovviamente, perché è qui che abbiamo bisogno di andare a pulire per bene, ok? Quindi. Adesso io sono partito dall'alto, quindi l'ansia è pari a zero. Per il semplice fatto che vedo che riesco ancora a ripulire, quindi questo è molto molto importante. Cioè, cosa vuol dire? Che se parto da qui, quando scenderò qui avrò molto più tempo, ok? Io sto usando adesso l'acqua soft, quindi sicuramente
sicuramente ho una maggiore presa, ok? Cioè riesco a liberare in maniera più efficace. Sempre per fasce orizzontali, mi raccomando, eh. Andiamo a prendere immediatamente la luminosità di questo. Ecco, vedete quanto importante è calcolare effettivamente i tempi. Questa zona. Qui pulisco ancora meglio, vediamo se riesco a ripulire ancora. Ecco, se non avete un pennello che asciuga, siamo praticamente nei guai. Assolutamente ammorbidiamo il bordo, non voglio stacchi troppo netti. Ecco, se io parto dall'alto ho tutto il tempo di rifinire alcune cose, quindi molto importante. E qui, ecco, a volte bisogna insistere in certi punti proprio per riuscire, soprattutto le parti dove abbiamo bisogno di luce e di un verde bello chiaro, dobbiamo cercare di curare bene la pulizia, eh. Ogni tanto facciamo un controllo con gli occhi socchiusi, cerchiamo di capire bene se. Qui abbiamo questo blu, qui si insinua, va bene, mi sembra che ci siamo abbastanza. Iniziamo a fare un po' di ragionamenti. Allora, noi abbiamo fatto un lavoro partendo dal nostro blu del mare. Ok? Eccolo qua il nostro blu del mare. Blu del mare non è altro che un blu acqua con una punta di cobalto. Ok? Bene. Poi abbiamo qui il pennello. Poi abbiamo il verde dell'albero. Ovviamente la parte in luce sarà di un verde molto acceso. Eccolo qua, un bel verde permanente chiaro. Poi vi farò vedere in dettaglio i vari verdi. Ok. Questo verde ovviamente sarà la parte più luminosa dell'albero. Adesso ragioniamo, intanto partiamo a ragionare per quanto riguarda il mare. Allora, per fare la parte in primo piano io potrei prendere un po' di turchese, questo è sono colori water cream che ho spremuto dentro questi godè proprio per facilitare il lavoro. Quindi prendo un po' di colore, ok, ci metto una puntina di verde smeraldo, ecco, vedo già che il colore, vedete che ha questa nota. Speriamo si veda abbastanza bene. Vedi che ha questa nota già più fredda. Ok, quindi soprattutto per il primo piano io andrò a fare delle velature di questo genere. Posso aumentare un po' lo smeraldo. Lo smeraldo perché al posto dell'ossido di cromo? Perché lo smeraldo rispetto all'ossido di cromo è più trasparente. Vedete? Già qui possiamo dire che per il mare abbiamo tre tonalità diverse che possono essere molto molto interessanti. Uso l'albero. Allora, per l'albero io vi sconsiglierei di andare a prendere dell'ossido di cromo in questo caso e aggiungerlo. Ok. In realtà io proporrei invece
variazione del tono, quindi cosa vuol dire? No, scusate, una variazione cromatica del verde permanente con il blu oltremare. Eccola qua. Quindi riusciamo a scurire il nostro verde permanente con il blu oltremare. Ovviamente questa è una valutazione che io ho fatto adesso in questo momento, cioè sto cercando, proprio perché non voglio rovinare l'acquarello, di fare delle prove, dei test. Quindi è da valutare se usare il verde ossido di cromo oppure andare a scurire. Facciamo una prova qua, così riusciamo a capirlo meglio. Allora, prendo una buona dose di verde permanente chiaro. Io non vi sto dicendo come dovete fare l'acquarello, vi sto solo dando un metodo. Posso indicarvi la via, poi siete voi che dovete decidere come volete fare il vostro lavoro e cosa volete ottenere. Prendo un po' di blu, posso prendere anche una puntina di terra, quindi la rendiamo un po' più neutra. E vediamo subito la differenza. Vedete qua il nostro colore. Vedete, è più neutro rispetto a questo che diventa un verde molto acceso. Allora, attenzione, c'è da fare una scelta, o questo o questo. Sta a voi, d'accordo? Diciamo che questa è sempre una soluzione abbastanza problematica, cioè cosa vuol dire? Che rischiamo di fare un'immagine poco realistica perché è un verde molto acceso, mentre questo vedete che adesso io qui forse ho anche un po' esagerato con il blu, se adesso torno indietro un pelino con il verde permanente, voi vedete che invece noi abbiamo una variazione cromatica di questo verde con l'aggiunta del blu, quindi è un altro tipo di scala. Poi concludiamo, spero vi siano utili queste spiegazioni. Concludiamo con la terra di Siena. Allora, abbiamo detto che la terra di Siena è l'erba bruciata dal sole. Ovviamente, se io visito queste isole, se io avessi visitato quest'isola in primavera, quindi in aprile, l'erba sarebbe stata verde. Quando noi di solito andiamo al mare e visitiamo questi luoghi, tendenzialmente l'erba è ormai secca. Ok, quindi abbiamo queste ocra. Questa è la terra di Siena naturale, che voi notate è molto luminosa. Ok, quindi come riferimento di base noi abbiamo questa possibilità. Io all'interno di questo range ho praticamente concepito il mio acquarello, quindi è tutto giocato su questo aspetto. Ovviamente concludo. Mi dispiace farla lunga, ma a volte serve un po' di calma per ragionare su questa cosa. Alla lunga poi che cosa abbiamo? Abbiamo le ombre. Le ombre le facciamo col blu, col grigio nuvola, anzi, oppure col grigio albatros, sono due grigi abbastanza simili. L'albatros è un po' più neutro e ovviamente poi andrò a fare le mie ombre. Quindi avrò questa parte. Sarà la parte in ombra della mia erba, d'accordo? Stessa cosa per l'albero, poi lo vedremo comunque mano a mano che andiamo avanti con l'acquarello. Vi faccio vedere la prova, la tabella in primo piano, spero si veda bene. Ok, quindi il blu del mare, d'accordo? Il verde da valutare se usare il verde ossido di cromo oppure fare una variazione dal verde permanente chiaro con il blu. E quindi abbiamo un tono che è molto più naturale, passatemi il termine, sembra prendere con le pinze. La terra di Siena naturale dell'erba bruciata dal sole e la parte in ombra, perché abbiamo anche delle ombre molto decise. Bene, iniziamo a inserire il nostro verde permanente chiaro.
Bisogna cercare di mantenere in questa zona una certa luminosità, è molto importante perché qui avremo la parte del sole che colpisce l'erba, quindi preparo una base molto leggera per il momento, cercando di lavorare bene. Terra rossa africana, ok, facciamo creare qualche effetto. Bene, riprendiamo il lavoro. Ho messo un cellophane, un acetato per evitare di, durante la lavorazione dell'albero, di fare degli errori, di inavvertitamente magari sparare del colore o con gli effetti che tendo a fare e magari mi va sulla nuvola, non me ne accorgo, allora onde evitare, prendo questa precauzione. Allora, questo è il test di prima, quindi vediamo un po' quelli che sono i colori. Per quanto riguarda gli alberi, invece ho fatto un nuovo test. Allora, proprio per evitare di prendere una cantonata, cosa che chi non esce imparato deve sempre cercare di evitare, ho fatto una prova, vediamo se mi metto in modo che vediate bene. Ecco, ho fatto una prova prendendo la fotocopia e ho cercato di capire effettivamente se la soluzione di prendere il verde permanente chiaro e gradualmente aumentare il grigio nuvola poteva essere la strada corretta. Devo dire che a mio avviso questa è la strada corretta, cioè possiamo andare avanti in questo modo. Quindi nel dubbio cerchiamo sempre di fare dei test. Io ho fatto questa prova piccola, un test, ma questo mi darà molta più tranquillità poi nel lavoro che vado a continuare. Ok? Bene, mettiamo qui la nostra piccola immagine. Comincio da questa parte. Ecco, è abbastanza importante avere già il colore sotto, quindi ha una certa rilevanza. Quindi, questo perché quando io vado a inserire il nuovo colore, vediamolo di nuovo in dettaglio, eccolo qua. Ok, vedete che qui non va tanto bene, ma nel momento in cui io lo vado praticamente a sovrapporre alla verde permanente, la questione cambia completamente. Ok? È molto importante tenere sempre presente questo discorso qui. Attenzione. Io quello che devo sempre immaginare è le masse, ok? Quindi una massa, una seconda massa, poi qui ci saranno i rami di sostegno. Ok? Ragioniamo sempre così, non andiamo a caso, eh? Ecco,
Ecco, uno degli errori e dei pericoli che ci sono in questo momento è quello di andare a coprire troppo il chiaro della verde permanente, eh? Quindi cerco di tenermi un po' indietro, non andare a coprire troppo il verde di base, perché comunque faccio sempre a tempo ad andare a integrare eventualmente un secondo momento. Quindi all'inizio cerco di stare abbastanza attento a evitare di andare a scurire troppo, e magari vado a soffocare quella che è la parte luminosa del mio albero, ok? Consideriamo lo scuro della parte degli alberi, dell'albero, e ovviamente la base del tronco. La base del tronco, ovviamente io non andrò direttamente a fare la base scura, ma vado a creare con la terra di siena naturale un grigio molto molto caldo. Eccolo qua. Questo è il mio grigio di partenza per l'albero. Dopodiché andrò a inserire invece il grigio nuvola in un secondo momento per andare a fare proprio gli scuri intensi. Ecco, una cosa che mi piace sottolineare è che sembrano veramente delle sculture questi alberi, quindi sono dei soggetti che fino ad ora non sono mai riuscito a rappresentare in maniera degnamente, diciamo, ma che mi sono sempre ripromesso di tentare e ritentare. Ecco, a volte certi soggetti hanno bisogno dei tempi, una maturazione tecnica tale da poter poi permettere l'approccio. Bene, dopo aver impostato tutto il lavoro, aver un po' quello che è organizzato il colore di base, valutato che tutto sommato l'ocra dell'erba bruciata come impostazione può andare bene, il verde dell'albero, il colore di base del tronco, cominciamo a fare gli scuri. Okay. Allora, tengo sempre un pennello per rilavare nel caso che ci possano essere sorgere dei problemi.
iniziamo. Inizio da sinistra, quindi comincio ad inserire dei tocchi abbastanza netti in questa zona, proprio per dare la zona d'ombra molto intensa. Lo sto rinforzando alcuni toni, soprattutto i toni medi, perché vedevo che c'era troppa latitudine, troppa differenza, scusate, tra lo scuro e la parte, diciamo, intermedia, ok? Quindi a volte si fanno questi errori, l'importante è rimediare in fase di stesura. Cioè io sto aggiungendo delle piccole, delle vibrazioni di un colore un po' più caldo e medio, diciamo che è uno scuro di questo genere, che mi rende l'immagine un po' meno fredda, perché il verde qui no, e soprattutto era troppo netto lo stacco, quindi sto un po' rimettendo a posto questa cosa. E approfitto anche a, nello, diciamo, nello scaldare comunque il colore, quindi l'ho reso un po' più caldo. Lascio ovviamente queste parti in luce, assolutamente, però vado a giocarmi questi aspetti. Continuiamo la finitura del nostro lavoro, andando a scurire dove serve, tenendo conto che la luce arriva sempre da questa direzione, quindi la parte in luce è questa e qui invece abbiamo il massimo scuro che riusciamo a ottenere. Quindi anche qui magari aumento un po' lo spessore del tronco in modo da dare un po' più di forza. Ok, anche qui magari qualche colpettino sullo scuro, proprio per tirare su quel filetto di erba, quel filetto di erba che magari sale qui, ok? Quindi per fare il chiaro con l'acquarello noi dobbiamo sempre lavorare con lo scuro intorno. E qui facciamo un ramo che magari entra da qui. Stessa cosa in questa zona, quindi anche qua non dappertutto, ma cerco di dare un po' di intensità a questo ramo morto che sta.
vedo quest'ombra che sale in questa direzione, quindi abbiamo anche qui bisogno di aggiungere qualcosa per dare a questo punto concludiamo il lavoro. Vedete che ho stabilizzato questa zona, quindi ho cercato di definire, dettagliare l'albero, praticamente concluso. Però adesso devo far entrare in campo l'aspetto fondamentale, cioè cos'è questa cone d'ombra che crea questo stacco tra questa zona in luce, l'albero e il mare. E qui ovviamente mi ci gioco molto, perché ovviamente l'ombra parte da qui, quindi creerà questa zona che arriverà qui, poi scenderà qui, questa parte viene tutta velata. Quindi vado a preparare una preparazione proprio per creare questa zona d'ombra in velatura, quindi dovrò cercare di farla anche non troppo pesante, e qui magari giocare ovviamente con gli effetti. Ho protetto questa zona, anzi portiamo più giù questa protezione, così in caso vado dalle gocce d'acqua o addirittura di colore non vado a rischiare di andare a compromettere questa zona. Abbiamo detto, partiamo da qui, quindi andiamo a vagliare, abbiamo questo pezzo, scendiamo qui. Ok, bene, pronti partenza. Ovviamente deve essere una velatura, quindi dobbiamo cercare di stare abbastanza leggeri con la stesura.
soprattutto in questa zona, io ho bisogno di creare un effetto di movimento della texture, cioè non posso lasciare questa zona così, diciamo, statica, ok? Anche se sostanzialmente non lo è poi così, in maniera così eclatante. Però ho bisogno appunto di smuovere questa situazione. Quindi adesso aspettiamo che il colore si stabilizzi. Allora qui comincia a opacizzare. Quindi in questa zona sarebbe l'ideale andare adesso. Però tornando al discorso di prima, qui non ho questo effetto texture così evidente. Ce l'ho qui. Cioè, qui ho bisogno di rompere la forma, di non avere troppi segni dell'erba, quindi andrò a smuovere solo questa situazione qua, dove andiamo un po' nel campo dell'astrazione. Prendo un pennello di setola come questo, che è molto rigido, e mi preparo. In orizzontale e aspettiamo di vedere se la mia mossa è stata corretta oppure è stata sbagliata. Eccoci qua, l'acquarello finito. Un soggetto che mi ha un po' così cullato pensando a luoghi che per il momento ci sono reclusi, ci sono negati. E in questo lavoro ho cercato di sfruttare al massimo le potenzialità dei watercream, quindi il blu, il colore del verde, l'erba, quindi questi colori giocati con una grande intensità. E quindi è stato anche un esperimento interessante anche per me, perché diciamo che sono una delle prime marine che ho affrontato. Tra l'altro, un soggetto che mi piace molto. Il titolo troverete il nome Lady Omedae, non sono altro che l'isola Tremiti, è un luogo che ho visitato anni fa e mi è piaciuto molto perché quest'isola ha questa nota molto selvaggia. Bene, qui sotto in descrizione trovate i colori che ho usato, pennelli, la carta e altre indicazioni. Se avete delle domande potete scriverle qui sotto, io sono ben contento di darvi un aiuto se nel mio limite del possibile. E vi invito a iscrivervi al canale per chi di voi magari ha piacere seguire il mio percorso, diciamo, con l'acquarello, e premere sulla campanella così venite avvertiti dei nuovi video. Vi ringrazio, ci vediamo alla prossima.